delle prove pratiche di utilizzo delle piattaforme in sicurezza, e quindi siamo in questo caso su una piattaforma semovente senza stabilizzatori, per fare proprio dei test con degli operatori che hanno di volta in volta una diversa esperienza. Alcuni sono esperti delle macchine, quindi le conoscono già, alcuni non hanno una grande esperienza su queste macchine, non ci sono mai saliti. È comunque vero che un conto è saperle usare, un conto è usarle in sicurezza, perché sono macchine che portano ad operare in quota con ovviamente delle potenziali conseguenze molto gravi in caso di incidente. Quali sono i dispositivi di sicurezza da utilizzare su questo tipo di piattaforma? Su una macchina come questa, che è una piattaforma semovente verticale, innanzitutto bisogna verificare che funzionino le più importanti misure di sicurezza e tutte le sicurezze che sono presenti sulla macchina. In modo particolare, queste macchine sono ovviamente particolarmente soggette alla possibilità di ribaltamento quando operano sollevate da terra, quindi hanno un microinterruttore che si aziona quando si solleva la macchina e di fatto va a rallentare automaticamente la velocità del mezzo quando si opera in altezza. È sempre comunque consigliato operare in traslazione a macchina alta esclusivamente se ce n'è la necessità, perché ovviamente diversamente la macchina è più stabile quando è bassa e va usata bassa. Ci sono poi altri dispositivi di sicurezza, per esempio ci sono dei dispositivi anticesoiamento che evitano che anche altri operatori che possono trovarsi nei paraggi del mezzo possano rimanere schiacciati durante la discesa. Fondamentale però che prima di tutto ci sia un operatore di terra che sia in grado sia di recuperare l'operatore in quota se ha dei problemi tecnici oppure dei problemi anche di salute, sia faccia rispettare l'area di lavoro. Per quello che riguarda i DPI e quindi l'utilizzo del lavoro in quota, è fondamentale ovviamente l'imbragatura di sicurezza. L'imbragatura di sicurezza deve avere delle caratteristiche, innanzitutto di trattenuta completa, perché qui stiamo parlando di un sistema che permetta di trattenere l'operatore e in modo particolare di trattenerlo all'interno della piattaforma. Ogni operatore può collegarsi a un punto d'aggancio diverso, non ci si può collegare in più di una persona a un punto d'aggancio, e dovrà avere un'imbragatura in grado, con un cordino di trattenuta, di mantenerlo all'interno del mezzo, all'interno della piattaforma in caso di instabilità. La macchina su cui ci troviamo in questo momento in particolare fa tre cose: si solleva, avanza e trasla e sterza a destra e a sinistra, quindi imparare i comandi non è complesso, però un conto è lavorare su una macchina e movimentarla e un conto è operare in sicurezza. Esistono tantissimi accorgimenti che bisogna seguire, ma la cosa importante è sempre avere chiaro dove ci si trova e tenere bene a mente che bisogna pianificare la sicurezza. La maggior parte degli incidenti avviene per colpa dell'operatore, ma la possibilità di agire sulla sicurezza è soprattutto prima dell'inizio del lavoro. Quindi programmare bene il lavoro, pianificarlo, fare un piano operativo ben studiato e valutare tutti i potenziali rischi per fare una valutazione del rischio e di conseguenza comportarsi in modo corretto. All'esterno dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, un'esercitazione, quindi una simulazione di salvataggio in quota. Noi nel gruppo SAF, nello speleo alpino fluviale, siamo impegnati da tanto tempo e abbiamo la necessità continua dell'addestrarci e del provare quelle tecniche che per noi sono degli standard operativi. Queste tecniche, che in un primo momento erano un po' legate a quella che era la sportività, l'approccio sportivo al tema, sono state poi successivamente molto affinate e dedicate al soccorso. Noi in tante situazioni dall'alto abbiamo bisogno di trovare dei grandi punti di ancoraggio, ci vengono molto in aiuto le linee vita, per esempio, che sono installate sui palazzi sempre più frequentemente. È chiaro che per noi il discorso del lavorare in altezza volge su due fronti. Uno è la sicurezza del nostro operatore quando
si trova a spegnere l'incendio, quando si trova a lavorare in altezza e ha bisogno di far sicurezza per sé. Quindi queste tecniche sono il giusto riscontro per far fronte a quell'esigenza di sicurezza del pompiere che porta soccorso. L'altro aspetto è il portare soccorso in sicurezza, quindi con delle situazioni ridondanti, con dei controlli incrociati, con corda di sicura che ci aiuta per superare l'imprevisto, quindi tutta una serie di attenzioni che non sono quelle tipiche dello sport. Ogni volta che si ha il dubbio di trovarsi quindi di fronte a un materiale appunto contenente amianto o fatto proprio di amianto, è bene rivolgersi a laboratori specializzati che possono fare delle analisi. Molto spesso quello che si trova in giro, se è vecchio, è fatto di amianto, ma non è sempre così. In questo caso, per esempio, vedete una lastra che sembra in tutto e per tutto simile a una lastra di amianto, ma in realtà è assolutamente priva e quindi non ha neanche le tracce, insomma, dell'amianto, quindi è una lastra di cemento. È bene comunque sempre farlo verificare da qualcuno che è in grado di fare analisi dettagliate e quindi di dare una risposta corretta ed esatta. Oggi è molto importante il BIM, quindi anche nella progettualità di queste reti anticaduta. Riportare un modello tridimensionale consente di fare tutta una serie di valutazioni progettuali relative alla sicurezza che ti danno notevole tranquillità quando poi il cantiere si svolgerà effettivamente, anche nel senso che il tuo modello lo puoi fare vedere o confrontarti con altre persone e queste a loro volta, diciamo, dall'immediatezza dell'immagine traggo uno spunto per dirti se quello che tu eventualmente hai pensato non è consono o non è applicabile in quel determinato cantiere o comunque ci sono delle soluzioni più consone e quindi si va ancora prima che succeda qualche cosa a individuare quella che è la soluzione migliore e oltretutto condivisa, quindi già tutti sappiamo da prima quello che succederà dopo. In questo caso veramente ci hanno fornito, diciamo, un modello DVG bidimensionale in pianta con dei prospetti che noi abbiamo portato a grandezza naturale in scala. Su questo modello abbiamo dimensionato tutti i nostri componenti e le reti, quindi abbiamo ottenuto in prima battuta tutto quello che era una distinta di materiali, quindi le reti, le dimensioni delle reti da posare, il quantitativo dei tasselli, dove andare a posizionare anche i pali. In fase operativa ci siamo andati già appunto con disegni e tavole che sono stati utilizzati dagli operatori stessi sia per posizionarsi che per piazzarsi, quindi il modello tridimensionale ti consente anche di studiare il cantiere, quindi dividere, parlare anche con gli operatori del traffico se sia necessario. Tra le segnalazioni delle strutture più belle che ci avete inviato abbiamo scelto il grattacielo Taipei 101 in Cina, il quarto più alto al mondo. Situato nella capitale di Taiwan, deve il nome al numero dei suoi piani, appunto 101. Ha una forma a bambù che si eleva da una base piramidale, con quattro grandi monete poste su ogni facciata e altri simboli di felicità.
Abbiamo chiesto al nostro architetto di spiegarci che cosa rende davvero particolare la struttura della Torre Taipei. La cosa particolare della Torre Taipei 101 è un aspetto strutturale abbastanza particolare e anche raro come sistema. Si tratta di un ammortizzatore statico che è probabilmente, credo, il più grande del mondo e che è una sfera costituita da una quarantina di lastre molto pesanti, quindi credo che siano più di 660 tonnellate di peso, e tutto questo è appoggiato su 8 pompe idrauliche. È una sfera quindi che si trova nella parte alta dell'edificio e che serve proprio a controbilanciare in caso di oscillazioni che per altezze tali sono normali, specialmente poi nel caso di un terremoto, serve proprio a controbilanciare il movimento dell'edificio, e quindi è una cosa abbastanza particolare da un punto di vista costruttivo questo. E voi, qual è la costruzione più bella o più curiosa che avete mai visto? Inviateci le vostre segnalazioni, ma anche domande o curiosità, scrivendo una mail all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. Nel nostro rinnovo di incarico, come è stato detto all'interno del nostro congresso al nostro gruppo dirigente, per quanto mi riguarda sono tre i filoni importanti, e sono: uno sulla contrattazione, il rinnovo della contrattazione di secondo livello del settore edile e la contrattazione di secondo livello per il settore affine agli edili, quindi legno, laterizi e lapidi, come prospettiva di un recupero della parte salariale da parte dei lavoratori che in questi 10 anni non solo hanno perso il lavoro, ma hanno perso anche il loro potere d'acquisto. All'interno di questo discorso noi ci batteremo nei prossimi mesi per avviare un rinnovo complessivo di queste piattaforme che possono portare nel 2019 a degli accordi buoni per tutti i lavoratori del settore. Noi riteniamo fondamentale in questa fase dire la nostra su che edilizia ci aspetta per il futuro. Un'edilizia che naturalmente non potrà vedere un'edilizia come è stata fino a 10 anni fa, che mangia suolo, che costruisce e fa solo delle costruzioni senza avere un criterio, ma un'edilizia che parte dalla rigenerazione urbana e anche dalla rigenerazione della messa in sicurezza del territorio e dei nostri stabili storici nella parte energetica, trovare un nuovo modo di costruire come materiali ma anche come figure professionali che diano nuovo sbocco al settore, che naturalmente è un settore che non è ancora uscito definitivamente dalla crisi, perché attualmente il settore non ha recuperato quei lavoratori che sono stati espulsi dal ciclo produttivo. È logico che non possiamo negare che noi riteniamo valido anche e importante per il benessere del territorio e del settore e dei lavoratori del settore le infrastrutture, e quindi sulla parte infrastrutturale noi siamo naturalmente a favore delle grandi opere messe in campo con questa regione e che sono parte del patto del lavoro e del patto fatto con CGIL CISL e UIL a livello regionale e provinciale per lo sviluppo del territorio. L'Istituto Professionale Edile di Bologna offre un'ampia scelta di corsi di formazione e aggiornamento. Tra questi vi segnaliamo, da martedì 23 ottobre 2018, aggiornamento in prevenzione incendi, verifiche e manutenzioni di impianti e prodotti costruttivi. Da giovedì 25 ottobre, corso di formazione per muratore, intonaco, rivestimento a cappotto e rasature. Da lunedì 29 ottobre, corso per tecnico di gestione del processo edile con specializzazione in riqualificazione urbana.
Per informazioni o chiarimenti sui corsi e su tutte le attività dell'Istituto Professionale Edile di Bologna si può consultare il sito www.edili.com.